Salve a tutti ragazzi, sono ZWilix e in questo nuovo appuntamento del martedì stavolta abbiamo la Ubermacht Revolter rilasciata oggi su GTA Online. E raga, prima di cominciare, oltre che a ricordarvi del solito pollicione in su se volete lasciarlo per supportare il canale, fatemi sapere cosa ne pensate della qualità video, dato che da oggi in poi vi mostrerò le macchine su GTA 5 Online per PC. E se volete aggiungermi su PC, il mio ID è ZWilix, non ZWilix ma ZWilix con una L. Attenzione, mi raccomando, non due ma una L. E quello che si chiama ZWilix con due L non sono io, ma è un figena puttane che mi ha rubato l'ID. Mannaggia a te, mannaggia. Madonna, fa incazzare sta gente. Comunque, cominciamo con il video. La nuova Revolter è acquistabile su Legendary Motorsports al prezzo di $1.610.000. Si tratta di un'auto della categoria sportiva a non due ma ben 4 posti. E purtroppo la Rockstar continua ancora a dare la possibilità di aggiungere al giocatore delle mitragliette a dir poco orribili. Tra qualche secondo ne parleremo, anche se sapete già che cosa sono questi mitragliatori se seguite ogni martedì i miei video. Infatti potrete modificare l'auto in un Avenger, in un Avenger come si dice, o in un centro operativo mobile, se volete aggiungergli anche le armi. Chiamiamole armi tra virgolette, eh? Per le modifiche ho speso più di $445.000, per un totale di $2.055.000 spesi per una semplice sportiva. Pazzesco ragazzi, ma ne varrà davvero la pena? Per la creazione della Revolter, la Rockstar si è ispirata alla Cadillac Escala. Attenzione, non Escalade, ma Escala. Sono due macchine differenti della Cadillac. Ed è un'auto nata nel 2016, molto recente. Non so per quale motivo, a differenza delle altre auto, questa macchina possiede, se la andiamo a modificare, le stesse identiche livree viste nei veicoli del DLC Traffico d'Armi uscito a giugno del 2017. Insomma, il DLC militare. E boh, non vedo come queste livree possano essere azzeccate in questo veicolo. A questo punto potevano benissimo evitare di aggiungere la sezione livree, perché sinceramente con questa macchina queste livree non sono poi così azzeccate. Secondo me è più bella senza l'aggiunta di una livrea. Non vi faccio nemmeno vedere il test, perché purtroppo, parlando di prestazioni generali, non è granché. L'accelerazione e la manovrabilità sono giusto decenti, nulla di speciale, sia chiaro, però nemmeno così orribili da dire che facciano cacare. Diciamo, sono due caratteristiche della macchina nella media, possiamo dire. Ma la velocità massima è... va bene che si tratta di un'auto a 4 posti, però vi ricordo anche che, insomma, per avere un'auto del genere modificata al massimo dobbiamo spendere più di 2 milioni. E secondo me, per essere una sportiva, la sua velocità massima fa schifo. Come potete vedere dal gameplay, riesce a raggiungere un massimo di 187 km orari, con una media di 184 km orari. Per farvi capire, una Comet Safari va più veloce di questa Cadillac. I mitragliatori, acquistabili a $100.000, sono sempre quelli che abbiamo visto in alcune auto delle settimane precedenti, imprecise, poco potenti, insomma una vera e propria cagata. Questa la vedo come un'auto da sboroni, perché ha un design fantastico, ma per costare $1.600.000 più altri $400.000 di modifiche, beh, non vedo come possa valere tutti questi dollari con prestazioni simili. È un veicolo da evitare a tutti i costi. Sicuramente se farò una top di peggiori acquisti la aggiungerò in questa lista. E proprio come il Bombushka, io vedo questa macchina come un clickbait di GTA. Nel sito si vede un'auto fiera, costosa, no? Dico, mamma mia, una Cadillac, che bomba. Poi quando la vai ad acquistare e modificare ti rendi conto di aver buttato al vento un paio di milioni. Si tratta sempre della solita copia, della copia, della copia. Peccato davvero, perché come aspetto è bellissima. Chi crea queste auto riesce a crearle veramente bene. Però poi quando devono creare le prestazioni generali di un'auto, sminchiano tutto quanto. Assolutamente sconsigliata, pure se avete 100 milioni. Lasciate stare, risparmiateli. Questa settimana lasciate stare il veicolo nuovo. Poi vabbè, grazie alla se siete moddati potete fare cosa volete. È inutile dirvi questa cosa, ma non tutti sappiate che hanno la fortuna di avere un account moddato su GTA Online. Peccato davvero, secondo me la Ubermacht Revolter è un vero e proprio flop, e lo sarà anche quando utilizzerete questa macchina nelle gare della categoria sportiva, ve lo posso assicurare al 100%, e non so come faccia a costare così tanti soldi. Fatemi sapere se vale la pena buttare 2 milioni di dollari sulla Revolter
Twitter votando il sondaggio che metterò in alto a destra in questo video. Parlando al volo dei tipici bonus doppio guadagno di soldi da RP, non abbiamo nuove modalità competizione e i bonus doppio guadagno dollari sono nella modalità competizione maestro d'armi aeree, in tutte le gare terrestri normali della Rockstar, insomma quelle che sono state aggiunte fin dall'uscita del gioco, quelle con le auto su tracciati normalissimi, e su tutte le gare stunt con auto normali, sempre gare stunt create da Rockstar Games ovviamente. E questo bonus durerà fino alla mattina di martedì 30 gennaio. Infine gli sconti del 25% sono solamente sulla limousine con torretta, che sconsiglio vivamente, e sulla PC, che invece consiglio a bomba se magari vi serve un veicolo corazzato cazzuto. Raga, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate il solito like bomba, fatemi sapere cosa ne pensate della qualità video tra i commenti, è importante per me ricevere il vostro feedback, e non dimenticatevi di votare il tipico sondaggio sulla macchina. Inoltre vi ricordo nuovamente che se volete aggiungermi su GTA 5 Online per PC potete trovarmi con l'ID ZWillix con una sola L. Da ZWillix è tutto, ci sentiamo al prossimo video. Quando arriva sera sciroppo cade basso come l'MD, bevo solo macatussi nel bicchiere, solo 20